Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video spesa. Oggi ho fatto una spesa che va per circa 2 settimane, sia da Eurospin che da Conad. Così siamo a posto fino a dopo Ferragosto. Adesso vi mostro i prodotti, prendo la mia salviettina disinfettante e parto con la spesa Eurospin. Intanto da Eurospin ho voluto prendere questa pizzarella, mozzarella ideale per pizza, pasta filata, disidratata. Per vedere come mi trovo, perché noi solitamente usiamo il galbanone. Poi ho preso lattughino, questo è il bio, una vaschetta di prosciutto crudo San Daniele, una vaschetta di salsicce, queste qui andranno nel congelatore come dispensa, e una vaschetta, questa qui formato famiglia, di fettine di bovino che farò stasera come cotolette, penso di fare le cotolette alla milanese. E poi per me, visto che mi erano piaciuti, ho preso uno yogurt della Land, sempre yogurt greco, pathos gusto fragola. Ne ho già qualcun altro, quindi ne ho preso giusto uno per prova. Poi ho preso, con la roba del frigo abbiamo già finito, questi succhi senza zuccheri aggiunti, puerto sol alla pesca per i bimbi. Voglio provare come si trovano, che se dovessero trovarsi bene, prenderò questi qui perché è un'ottima cosa, essendo senza zuccheri aggiunti. Poi un po' di peperoni che sono in offerta a 1,79 euro. E ho fatto un po' di scorta di panini per i pranzi di mio marito, altre evenienze. E ho preso 2 confezioni di questi panini tipo quadrati, così. Erano stati appena sfornati, fra l'altro, quando l'ho preso, in profumo, una croccantezza che non vi dico. Poi panini di tipo ciabatta, mezzo chilo di pane bianco, questo qui anche da avere in casa da congelare per polpette e quant'altro, mezzo chilo di integrale, poi sempre per rimanere in tema pane, pane grattugiato che mi servirà stasera, panini per hot dog. Poi passiamo al farro perlato, questo prezzo fisso se non erro a 99 centesimi, io adoro il farro e in generale tutti i cereali e questo è molto buono anche d'estate, mangiato magari con mais, pomodorini freschi, devo dire che è un'ottima trovata. E poi ho fatto un po' di scorta di gallette, ho preso 2 con yogurt di arancia, che adoro, e una con cioccolato al latte. E questa qui era la mia spesa Eurospin. Adesso passiamo alla spesa Conad. E lì appunto ho preso sottilette, questo pacchetto piccolo, yogurt per i bimbi, ho preso uno banana, questo granarolo bimbi che è molto buono, con il 30% di zucchero in meno, uno fragola e uno della Nestlé Mio alla pera. Poi ricottine, sempre per loro. Un panetto di burro, questo da 200 grammi, parmareggio è buonissimo. E poi uno di affettato, questo prosciutto crudo stagionato, e un altro di mortadella di Bologna, da avere in casa, sempre per panini e quant'altro. E per finire con le cose del frigo, ho preso il bottiglione di latte per i bimbi, questo latte fresco, da 1,5 litri, così ci dura per più tempo. Mi ero dimenticata di questo qui, il galbanino per la pizza. Ho preso tutti gli ingredienti che mi servono perché voglio andare a fare una ricetta della pizza in teglia che ho fatto in casa da Benedetta e non vedo l'ora perché c'è veramente dal video, è meravigliosa, infatti sono curiosissima di provarla. Una confezione grande di uova. Per la pizza di cui parlavo poco fa, ho preso questo lievito di birra Mastro Fornaio della Pane Angeli, che è esattamente quello che vado ad usare lei, non usa il cubetto fresco, e un altro per i dolci, perché non ne avevo in casa. Poi ho preso una confezione di tortillas, i ponzi per Melanie, che lei li adora, banane, della carta forno, la manitoba per salati, non sapevo esistesse, io avevo avuto quella per dolci. E effettivamente nella ricetta di Benedetta metà della farina è 00 e metà è manitoba. Ho visto questa specifica per salati che non avevo mai provato e ho voluto prenderla. Vediamo un pochino come ci troviamo. Per
Poi ho preso un deodorante per me e una scorta di dentifrici per mio marito. Altro sacchetto andato. Poi fazzoletti, fette biscottate integrali, un altro di tortillas. Queste piadine integrali, Roberto, mai trovate, erano anche in offerta. E vediamo un attimino come ci troveremo. E mi incuriosivano. Vediamo un po'. Questi snack dell'Auro Saiva, i cereal Yo solo con yogurt. Questi erano anche in offerta, non ricordo a quanto. I plum cake per i miei cuccioli. Un pacco confezione scorta, ecco, di tovaglioli. Altra busta andata. Poi ho preso latte, uno di Zimil con il tappo rosso, questo gustoso digeribile. Un altro con il tappo verde, questo magro digeribile. E due della centrale del latte che era in offerta a 90 centesimi da avere in dispensa come latte di scorta quando magari finisce il fresco e non sono riuscita a fare la spesa, insomma. Per una qualsiasi evenienza in casa, avere del latte di scorta male non fa. E poi ho preso un bipack di Pepsi, questo in offerta a 2,59. E per finire, Napisan, questo spray disinfettante che uso da una vita e con cui mi trovo benissimo. È adatto a tutte le superfici, va bene pulirci anche il bagno, ed è senza risciacquo. E poi questo omino bianco bianco vivo, che dovrebbe essere un po' come il Vanish Oxy Action in polvere. Questo qui era in offerta e voglio vedere come mi trovo, perché pur comprando detersivi buoni, il bianco non viene fuori, come dire, splendente, se vogliamo. E poi per finire un'altra bottiglia di latte senza lattosio, Zimil, magro digeribile. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Lasciate un bel like sotto questo video per supportare sia me che il mio canale, ma soprattutto iscrivetevi in tanti. Alla prossima!